Un saluto a tutti e benvenuti a una nuova pillola di archeologia. L'argomento di oggi sarà i manufatti in osso. I materiali come le ossa, le zanne e le corna sono tra i primi che l'uomo ha imparato a utilizzare e manipolare per i propri scopi, per realizzare per esempio strumenti di lavoro, per andare a caccia e anche come ornamenti. E qui ne abbiamo due bellissimi esempi risalenti all'età del rame. È uno zappetto fatto con corna di cervo, quindi uno strumento che serviva a mo' di zappa. Quest'altro invece è un oggetto decorato, un osso decorato con motivi geometrici. Come abbiamo detto, inizialmente, fin dagli albori della sua storia, l'uomo ha sempre lavorato le materie su quale poteva mettere le mani, ovvero il legno, la pietra e le ossa, appunto, degli animali che cacciava o che trovava morti. Con il passare del tempo e con l'evoluzione della tecnica, quindi quando vengono introdotti anche i metalli, gli oggetti in osso cambiano, diciamo, le funzioni, non sono più strumenti di lavoro, ma diventano accessori per le attività quotidiane come la mensa o la pulizia o anche l'imbellettamento per le donne oppure oggetti di ornamento. Alcuni di questi manufatti in osso sono, come possiamo vedere, in questa vetrina che ospita quelli ritrovati negli scavi di Roselle, come per esempio questi. Questi due sono due tavolette per scriverci. Infatti qui veniva spalmata uno strato di argilla o di cera sulla quale poi si andava a scrivere. Sono una sorta di block notes, se vogliamo, degli antichi. Questi altri sono invece dei cucchiai, come possiamo vedere. Il numero 23 è un bellissimo spillone per tenere fermi i capelli. Le acconciature, soprattutto quelle delle matrone romane, erano molto elaborate e richiedevano per essere fissati questi spilloni che spesso erano riccamente decorati. Anche questi altri sono spille per capelli e stili per scrivere. Alcuni di questi presentano anche all'estremità una sorta di spatolina che poteva servire per togliere l'argilla o la cera in eccesso oppure per cancellare ciò che si era scritto. Inoltre, alcuni di questi venivano utilizzati per applicare gli unguenti profumati. I profumi infatti non erano come li conosciamo noi oggi, ma erano sostanze oleose che dovevano essere applicate con questi particolari strumenti. Infine, questo è un dado da gioco, però un dado molto particolare. Infatti, come possiamo vedere, una parte di questo dado è cava al suo interno. E infatti si tratta di un dado truccato. Al suo interno veniva messo una piccola pietra o un peso di metallo che faceva pendere il risultato dalla parte voluta. In quest'altra vetrina abbiamo dei corredi che provengono dal cimitero altomedievale di Roselle. E in alcune di queste sepolture, che sono ascrivibili al popolo longobardo, possiamo trovare altri manufatti interessanti realizzati in osso, come questi pettini, che come potete vedere sono molto simili in realtà a quelli che poi usiamo anche noi. Chiaramente ci sono alcune variazioni, sono fissati per esempio con dei chiodi di ferro. La cosa interessante di questi pettini, e in generale dei pettini che vengono rinvenuti nelle sepolture del periodo, è che sono oggetti utilizzati per molto tempo dal defunto. Infatti sono presenti spesso dei restauri già fatti, già eseguiti in antico, segno che evidentemente a questi oggetti si teneva particolarmente, forse per la preziosità, la difficoltà nel realizzarli, oppure perché avevano magari un significato rituale.
Tra i manufatti realizzati in osso, conservati nel nostro museo, ce n'è uno veramente particolare e interessante. Come vedrete, si tratta di un pendaglio, un ciondolo di una collana a forma di genitali maschili. Non è raro trovare questi oggetti come ornamento sia per gli uomini che per le donne. Era considerato infatti una sorta di portafortuna che scacciava gli spiriti maligni e chiaramente la forma rimandava anche alla fertilità, quindi all'abbondanza e alla fortuna. Volendo fare un paragone moderno, è lo stesso principio che ci anima nel mettere, per esempio, nel portachiavi un cornetto portafortuna. Hanno la stessa funzione. Vi ringraziamo per essere stati con noi e se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale di YouTube. Alla prossima!